Dai due volti ho visto una squadra che nel primo tempo ha iniziato molto molto forte, mettendo il Catania nella propria metà campo. Poi abbiamo preso un gol che si poteva evitare sicuramente, però anche dopo il gol preso abbiamo mantenuto la nostra presenza nella metà campo avversaria. A differenza del secondo tempo, chiaramente, oltre che al risultato, è stata la qualità degli ultimi passaggi, la qualità di andare a concludere. Lo stesso Liotti che ha realizzato il gol del pareggio ha avuto la stessa occasione nel primo tempo col piede destro, l'ha tirata fuori. La differenza è stata nel sostanziale che nel secondo tempo l'ha messa all'incrocio. Nella stessa cosa abbiamo avuto altre situazioni sui cross con poca qualità. Nel secondo tempo un cross, una deviazione, D'Ausilio si è fatto trovare nel momento giusto, nel posto giusto e ha fatto gol. È chiaro che poi anche dopo il pareggio, nella seconda parte del secondo tempo, abbiamo ancora di più osato, mettendo giocatori con caratteristiche prettamente offensive come Russo sulla fascia sinistra e Sgarbi sulla fascia destra, e questo è un po' quello che è cambiato, ma non assolutamente un Avellino da due volte, un Avellino che dal primo minuto ha cercato di fare la partita, dal primo minuto ha cercato di far capire che c'era tutta la volontà, tutta la voglia di voler passare il turno, di voler arrivare alla semifinale. E credo che per quanto fatto, per quanto prodotto, credo che i ragazzi l'abbiano ampiamente meritato questo passaggio del turno, grazie chiaramente anche alla spinta di un pubblico strepitoso stasera che ha dato una mano, e dal primo al 95esimo era quello che mi aspettavo ed era ciò che ho trovato, quindi insomma merito a loro e merito ai miei ragazzi che oggi hanno fatto un qualcosa di bello che ci farà dormire sereni. Mister, buonasera. Buonasera. Grazie. Rispetto a quello che hai detto alla vigilia, nel secondo tempo abbiamo visto una cosa che aveva chiesto, nel senso che abbiamo avuto parte di un migliore, ma anche di un maggiore, soprattutto grazie ai cambi, perché giusto quando è entrato effettivamente è stato uno di quelli che ha un po' sbagliato le carte. Allora, le dico che dei ritmi più alti ci sono stati anche nel primo tempo, altrimenti fai fatica a mantenere la squadra avversaria costantemente nella propria metà campo, dove la squadra ha lavorato molto bene sulle preventive, su tutte le ripartenze si sono fatti trovare pronti, fermando tutte le azioni, concedendo il gol e un tiro dalla distanza di Cicerelli e poi rimanendo sempre lì nella loro metà campo. E questo vuol dire che la squadra ha mantenuto un ritmo altissimo nel primo tempo. Nel secondo tempo probabilmente agli occhi può sembrare che sia aumentato anche il ritmo, ma sono cambiate le caratteristiche, dove sugli esterni abbiamo messo Russo, che è un attaccante di profondità, dove sulla destra abbiamo messo Sgarbi, che è un attaccante di profondità, e questo probabilmente fa sembrare che i ritmi siano stati ancora più alti. Sono cambiate un po' le caratteristiche, abbiamo lasciato D'Ausilio tra le linee, che è un altro giocatore, che è un brevilineo, un giocatore dinamico, rapido, che dà questo effetto agli occhi, e quindi la differenza sostanziale tra il primo e il secondo tempo è stata questa, soprattutto nella qualità delle ultime giocate. Domenico? Mister, buonasera. Buonasera. Faccio una premessa, ci godiamo questa vittoria e soprattutto questa qualificazione, anche perché siamo l'unica tra le seconde ad esserci qualificata alle semifinali. Però facendo un'analisi complessiva, nella gara di andata ci è sembrato un Avellino troppo timoroso e votato sulla difensiva. Stasera invece ha cambiato modulo, ha cercato, come ha detto, soprattutto nei primi minuti di gioco di avere un impatto diverso, e invece purtroppo abbiamo subito il gol dello svantaggio. Poi si è aggrappato praticamente a tutto il potenziale offensivo che questa squadra e questo organico ha a disposizione. In ottica immediato futuro contro Vicenza, che ha già dimostrato in queste partite di avere un equilibrio molto importante, riusciremo a trovare anche noi un equilibrio importante che queste gare facciano da lezione per appunto l'immediato futuro? Le rispondo dicendo che nella partita di Catania non c'è stato un Avellino rinunciatario. Mi piacerebbe sottolineare che nella partita di Catania noi avevamo l'incognita di una sosta durata 20 giorni,
è un sistema di gioco che abbiamo provato in questi 20 giorni, che è quello che abbiamo adottato dal primo minuto della gara di oggi, e quindi il 4-3-1-2, è un sistema di gioco molto ma molto dispendioso. Quindi ora entro anche nella parte tecnica. Per adoperarlo c'è bisogno di tantissima gamba, soprattutto nelle mezziali, nelle punte, nei terzini e anche nei centrali per poter accorciare. Noi ci siamo presentati a Catania non avendo delle certezze su quella che fosse la condizione fisica reale. Avevamo delle indicazioni, ma non avevamo certezza, non sapevamo che venivamo da 2-3 gare dove cominciavamo a vedere che la squadra stesse bene, non avevamo riferimenti. E quindi adottare sin da subito un sistema di gioco del genere, dove avrei messo probabilmente in difficoltà i ragazzi, e per quanto fatto anche nella gara di andata, dove c'è stato abbastanza equilibrio, i ragazzi si sono ben comportati tenendo bene il campo. È chiaro che abbiamo prodotto poco dal punto di vista offensivo, però avevamo veramente pochi riferimenti. Oggi, come avevo detto anche nelle dichiarazioni, nella conferenza pre-gara, avremmo usato qualcosa in più. La differenza sostanziale è che abbiamo messo un attaccante in più, così come vi avevo detto. Lo abbiamo fatto. Il primo tempo i ritmi sono stati abbastanza alti, la squadra si è presentata nella metà campo avversaria in maniera costante ed era quello che volevamo, una partenza forte. E nonostante la partenza forte siamo stati ingenui nel prendere un gol che ci ha portato la partita ancora più in salita di quanto già lo fosse. E questo va ad aumentare il valore della prestazione.